Stiamo facendo uno speciale sul Gran Maestro Licio Gelli per CIA The News Radio. Ho avuto la possibilità di intervistare molti suoi amici, alcuni storici importanti, politici, esponenti della massoneria, personaggi influenti della politica italiana. Nella prima puntata interverranno moltissimi personaggi interessanti. Come primo abbiamo il nostro grande ufficiale dell'Ordo Illuminatorum Universalis, Luca Monti. Come secondo intervistato abbiamo l'onorevole Mariano Iodice. Come terzo intervistato abbiamo lo psicologo Gilberto Di Benedetto. Come quarto abbiamo lui, un grande amico, davvero che ci ha fatto onore della sua presenza in tante nostre manifestazioni, il Gran Maestro dell'Ordo Illuminatorum Universalis, Leo Lion Zagami. E poi il nostro amico e storico, cavaliere Luciano Fortunato Sciandra, commendatore del Vaticano. Vi ricordiamo che per ascoltare la nostra radio CIAD News potete cliccare sia sul sito www.animedicarta.net sia sul sito www.ciadnews.com. Per intervenire durante le nostre puntate o comunque durante le nostre trasmissioni radiofoniche potete contattarci al nostro numero telefonico 320-221-7420. Potete mandare anche SMS oppure messaggi su WhatsApp. Seguiteci su Facebook nel nostro gruppo ciadenews.com. C'è anche la pagina ufficiale. Vi ringraziamo per l'ascolto. Arrivati a questo punto, iniziamo la nostra puntata. Arezzo, 16 dicembre 2015. Licio Gelli è morto a 96 anni, una delle figure più controverse della storia degli ultimi anni del nostro paese. Si è spento così, poco prima delle ore 23, portando con sé i misteri che hanno avvolto buona parte dell'esistenza, non solo sua, ma dell'Italia intera. La camera ardente era la numero 7, meno di 8 metri quadrati, uguale alle altre, alcune impegnate da altri defunti. Tutti uguali davanti al Signore, dicono i volontari della misericordia, che pare abbiano detto la stessa cosa ai parenti di Gelli che chiedevano una stanza più ampia. Ci sono amici, nessun personaggio. Ci sono la moglie di Gelli, Gabriella, la figlia Maria Rosa e i nipoti. Mancano i figli, Maurizio che vive in Sud America e Raffaello che aveva vegliato mercoledì il padre nella camera ardente allestita ad Arezzo. Poi si celebrano i funerali con rito religioso, senza alcun simbolo massonico, solo la croce, l'incenso, i paramenti sacri del sacerdote che ha assistito negli ultimi tempi l'ex capo della P2. Licio Gelli, dunque, con un ultimo addio nella nebbia. Tra la foschia, i funerali del venerabile si sono svolti così, con poca gente. Tra coloro che lo conoscevano bene, qualcuno dice che da svelare ce ne sono ancora. Sì, di misteri. E Licio, sicuramente, qualcosa ha lasciato. I misteri? Qualcosa ha lasciato, sì, i misteri. E ci saranno delle sorprese. Tutto è celato, adesso, tutto sembra misterioso. E forse di misteri da celare ce ne sono ancora tanti. Davvero tanti. Magari un'eredità spirituale. Chissà. Ma sentiamo adesso i nostri ospiti. Sentiamo cosa hanno da dirci. Andremo a telefonare ad uno, a tutti loro. E cercheremo di ricondurre un po' la nostra curiosità alle varie tappe della loro conoscenza e soprattutto della loro esperienza. E di elementi di vita che possono adesso essere messi alla mercé del nostro pubblico. Buon ascolto. Pronto? Pronto? Buongiorno, sono Emanuela Petroni. Parlo con il signor Luca Monti. Sì, buongiorno. Come va? Bene, bene, tutto a posto, voi? Benissimo, come ben sa mi occupo della nuova radio CIAD News insieme a Pasquale Sciandra e stiamo portando avanti uno speciale su Licio Gelli.
Sì, esatto. L'avevo avvertito Pasquale, esatto. Eh sì, quindi appunto in una diretta radiofonica volevamo poter interagire con lei e avere qualche, diciamo, nozione in più su quest'uomo, qualche idea, qualche, non so, qualsiasi notizia importante su un grande personaggio, nel bene o nel male, se ne è parlato tantissimo. Licio Gelli e la P2. Lei può dirci qualcosa? Diciamo che non ho avuto mai l'onore di conoscerlo personalmente, ne so qualcosa in quanto mio padre, che mi risulta tra l'altro essere stato citato senza fare il nome di battesimo in un'intervista su Gelli alla Sette, sembra venerdì scorso, era diciamo in frequentazione con questo personaggio. Mio Bene. padre è deceduto nel 94. Nell'intervista si parla del 92, mi sembra, quindi gli ultimi anni della vita della buona anima di mio padre. Mi hanno parlato molto bene di suo padre e anche naturalmente di lei. Lei è Gran Segretario dell'Ordo Illuminatorum Universalis, no? Non sono un grande ufficiale, non sono esattamente il gran segretario, sono uno dei grandi ufficiali comunque dell'ordine, sì, esatto. Bene, quindi è un grande onore per noi poter comunicare con lei, con una personalità così influente. Grazie, grazie. Troppo buono, troppo buono. No, 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 non troppo buona. Sono una persona che giustamente porta avanti il valore stesso delle persone con cui c'è la comunicazione. In questo caso appunto lei, e ci farebbe piacere inserirla anche all'interno di un documentario che stiamo facendo sempre su Licio Gelli, in cui ci farebbe piacere mostrarla anche in viso a tutti i nostri ascoltatori e telespettatori, perché facciamo anche delle puntate televisive sul web. E lei comunque è una personalità interessante con la quale colloquiare. Grazie, volentieri, non ci sono problemi, mi presto volentieri, assolutamente. Bene, allora entriamo nel vivo un po' della nostra intervista. Lei a suo modo sa dare delle nozioni appunto storiche su Licio Gelli ai nostri ascoltatori? Diciamo che io Licio Gelli personalmente, ripeto, pur non conoscendolo, però ho conosciuto appunto tramite questa frequentazione che mio padre aveva dei personaggi legati diciamo all'entourage, ne ho conosciuti diversi, mi è sembrato onestamente il prototipo di un lobbista, quindi probabilmente l'errore che lui ha fatto, che purtroppo credo che sia un po' peccato originale, se vogliamo, della massoneria in Italia, perché questo è scandalo della famosa P2, innegabile, che ha creato un danno enorme di immagine all'istituzione massonica nel nostro paese, e probabilmente l'errore che ha fatto lì c'è stato quello di legare un'azione di lobbying che lui faceva, ovviamente in maniera coperta, non essendoci la copertura legale come negli Stati Uniti, Certo. mettendola sotto il cappello massonico, quindi io penso che l'errore principale sia stato quello. Sì, comprendo pienamente quello che lei vuole appunto portare su questo punto. Sto leggendo un pensiero che ci è appena arrivato tramite SMS da un nostro ascoltatore, perché c'è anche questa possibilità di interagire. E qui ci scrivono: Licio Gelli, burattinaio della nazione, fascista, comunista, democristiano, massone, ma sempre al momento giusto. Che cosa ne pensa di questa affermazione? Io penso che naturalmente la qualità principale di una persona sia proprio quella di saper cogliere il momento per sviluppare in toto cana, ma questo in tutte le attività umane, cioè io posso anche avere l'idea migliore del mondo, ma se apro un'impresa in un momento in cui l'economia è fallimentare, questa impresa fallirà, quindi tutto si potrà dire di Licio, ma non che non sia stato un personaggio che sapeva cogliere l'attimo e sfruttare al meglio le opportunità di quel momento, quindi mi sembra sinceramente un messaggio interessante, ma va analizzato in quest'ottica, cioè quante persone falliscono pur essendo degli ottimi imprenditori, quanti mediocri invece vanno avanti, È proprio perché vero. hanno questa capacità di preveggenza, se vogliamo, dell'attimo. Certo, su questo ha davvero ragione lei. E naturalmente noi la ringraziamo sempre per ogni risposta.
Andiamo avanti. Allora, la loggia massonica segreta P2, appunto, di carattere eversivo, guidata da Gelli a partire dal 1970 in qualità di Gran Maestro, ha dato molto all'Italia, ma ha creato anche molti casini. Lei, diciamo, vede questa affermazione come vera? Intanto io comincerei a mettere i puntini sulle i, nel senso che chiamare la loggia P2 eversiva mi sembra offensivo verso l'intelligenza umana. E, le spiego per un motivo molto semplice, l'affermazione è un po' forte quella che ho fatto, ma il motivo è che secondo lei, o secondo il nostro ascoltatore, non so, o ascoltatrice che ha mandato questo sms, non lo so, una loggia all'interno della quale sono seduti tutte le cariche più importanti dello Stato può avere in animo di creare una strategia eversiva che metterebbe a rischio le loro stesse poltrone? Assolutamente no. Cioè, capisce bene che chiamare eversiva la P2 è una follia, cioè, è un controsenso totale. Se la si considera un'azione di lobbying, l'ho detto subito all'inizio dell'intervista, è stata un'operazione di lobbying, lui ha messo insieme i personaggi più importanti del paese all'epoca, probabilmente li ha messi in relazione, li ha messi in rete e ha creato un grande sistema di potere. Questo sì, ma un potere che comunque come primo scopo ha quello di preservarsi, cioè quindi creare il terrorismo o addirittura azioni terroristiche o eversive alla P2 mi sembra veramente una follia. Se poi, vogliamo vedere dal punto di vista, potevano essere evitati certi fatti perché magari loro in conoscenza, con ambienti dei servizi segreti più o meno deviati potevano sapere in anticipo una cosa o un'altra. Questo è un altro discorso, ma addebitare a loro la regia mi sembra sinceramente un po' folle. Comprendo. E secondo lei, chi ha approfittato di questi giochi di potere? Ma io penso che sia stata una cosa assolutamente trasversale. Io penso che sicuramente è circolato molto, molto denaro, penso che sicuramente è servito a fare tante cose, ma credo che ne abbiano usufruito molti, Vaticano compreso, penso che senza dubbio si possa parlare anche di un ramo del Vaticano che comunque ha beneficiato di questa situazione. Eh già, e siamo giunti appunto ad una fase clou della nostra intervista, appunto il Vaticano, no? Finché è andato avanti il Vaticano in concomitanza con lo Stato, con naturalmente strategie e associazioni un po' nascoste, tutto appunto è filato liscio. Ma poi a un certo punto il caso Moro, la strage di Bologna e il Banco Ambrosiano hanno visto il Vaticano un po' in subbuglio perché qualcuno si è domandato chi, come, in che modo centrasse la situazione appunto P2, Vaticano e Gelli. Cosa ci può dire su questo? Io penso che lì ci sia stato in qualche modo un cortocircuito, penso che quello sia stato un momento storico in cui evidentemente la maniera di condurre gli affari da parte di questa P2 non era più consona agli interessi globali. Cioè, mi spiego, mentre prima le banche, passo dalle banche che sono un concetto di attualità, inclusa Banca Etruria, che storicamente era un feudo della P2, perché parliamo di Arezzo, quindi mi risulta che la P2 avesse un controllo diretto su Banca Etruria, Osservazione interessante. comunque non sarebbe mai fallita, perché avevano una funzione di ammortizzatori sociali. Evidentemente si sono affermate nel mondo, e questo io non lo posso sapere, è un'ipotesi che formulo così, quindi un'ipotesi che va presa al dovuto beneficio di inventario, sono arrivati dei gruppi di potere che intendevano la finanza in un modo diverso e che quindi non avevano più interesse a far funzionare le cose in questo modo. E quindi si è creato un punto di rottura, non a caso proprio sul punto bancario con Calvi, Sì. okay? E per mandare in crisi questo sistema di potere che comunque stava difendendo l'Italia da determinati interessi esterni. Quindi io credo che sia stato proprio un punto di rottura creato da gruppi emergenti esterni all'Italia, che non vedevano più di buon occhio questo sistema P2, diciamo. Bene, bene, molto molto interessante, davvero, man mano che andiamo avanti sorge sempre più curiosità da parte mia. Naturalmente non abbiamo tantissimo tempo per parlare, però lei è una persona piacevole con la quale comunicare. Bene, grazie anche lei. Grazie.
Allora, a noi sarebbe molto piacere, come ho già detto all'inizio della nostra intervista, poter aver modo di realizzare un documentario sempre su Licio Gelli, la P2 e svariate altre cose accadute in Italia in quegli anni. E quindi se lei è d'accordo io la ricontatterò il prima possibile per realizzare questo video. Assolutamente sì, volentierissimo. Allora la Sarebbe ringrazio. interessante scatenare un dibattito su temi sui che andrebbero secondo me desecretati da subito. Purtroppo abbiamo un vizio molto brutto in Italia, quello di continuare a secretare cose che secondo me andrebbero invece alla morte dei protagonisti tranquillamente aperte, perché cioè, ormai Gelli era un simpatico vecchio di 96 anni, i suoi compagni di avventure più o meno alla stessa età, quindi cioè, questo è un paese che purtroppo è molto ipocrita, ha paura dei propri fantasmi, siamo ancora a dividerci sul comunismo, roba che sono fenomeni ormai di 100 anni fa che avrebbero studiato tranquillamente sui libri di storia, invece ancora c'è qualcuno che si accapiglia su queste quisquilie e anche per questo noi non sviluppiamo mai. Cioè, purtroppo questo è l'appello anche che faccio a chi può, aprite questi benedetti faldoni, facciamo piazza pulita di tutti gli stereotipi che sono circolati su queste storie, insomma. Bene, bene. Io la ringrazio ancora davvero, è utile tutto ciò che lei ci ha detto, ci ha raccontato, illustrato in maniera molto semplice, intuitiva, ma soprattutto reale. E quindi alla prossima, la Grazie, alla salutiamo. prossima e intanto approfitto per fare a tutti gli auguri di buone festività, buon Natale, anche Grazie. se sembra ormai politicamente corretto non dire nemmeno buon Natale, invece buon Natale, visto che fino a prova contraria siamo in un paese ancora ad identità cristiana. Grazie anche per questo, Grazie. perché noi pure siamo dei tradizionalisti sotto un certo punto di vista, abbiamo i nostri valori e il nostro credo cristiano, quindi buon Natale anche a lei. Bene, grazie di nuovo, arrivederci. Arrivederla. Pronto. Buongiorno, sono Emanuela Petroni, chiamo dalla redazione del CIAD News Radio. Ah, buon pomeriggio, dimmi. Buon pomeriggio, la sto disturbando? No, si non vede, dimmi, dimmi. Allora, il mio collaboratore Pasquale Scianda mi ha fatto il suo nome per un'intervista. Stiamo facendo uno speciale su Licio Gelli e noi diciamo, abbiamo un intento, quello di dare onore a chi lo merita, appunto scavando un po' nel passato, ma anche nel presente e forse anche nel futuro di grandi personaggi. Noi Sì. consideriamo Licio Gelli un grande personaggio, appunto, e lei testimone di una vita e secondo me anche di un futuro. Sì, io condivido quest'idea. Sono stato al funerale del Conte l'altro giorno e ad un collega giornalista che mi chiedeva cosa pensassi della dramma del fratello Gelli, ho detto che secondo me è stato un grande uomo, un grande cuore e un grande massone. E credo che in queste parole che abbia pronunciato si racchiude l'idea che abbia del Conte Gelli, che poi è un'idea che è condivisa da tanti, anche se tanti per molti motivi non possono o non vogliono esternarlo, che sono rimasto, faccio una notazione, sono rimasto molto molto sconcertato del fatto che ancora oggi, diciamo, dopo sentenze di assoluzione, dopo anni che sono trascorsi, c'è ancora un accanimento totale, bilioso, degli organi di informazione nei confronti di un uomo al quale la storia ha riconosciuto e ha restituito dignità. Quindi non riesco, per quanto mi sforzi, a capire tale atteggiamento, tranne a non voler pensare che la misura dell'esempio di quest'uomo faccia ancora vergogna e paura a qualcuno che si definisce massone. Eh già, eh già, questa è una cosa molto brutta perché a chi si definisce massone e poi magari parla diciamo un po' così, senza sapere, senza voler sapere, la cosa non fa vedere il valore essenziale che dovrebbe essere portato avanti. Invece noi siamo qui proprio per dar valore a coloro anche che lo ricordano, per la verità stessa che lui portava, anche come grande poeta, perché sappiamo che aveva un animo sensibile, Guarda, creatore. io ti do del tu, se mi permetto, che siamo colleghi, quindi sono giornalista, Grazie. vorrei dire mi permetto di darti del tu.
Allora, io credo che più di tutte le cose che sono state dette del Conte, posso io dire qualche cosa che in effetti, qualche stigolatura che forse non si trova. Allora, un paio di cose. La prima è, voglio fare un'altra notazione sul discorso dei funerali, che sono alcune cose che mi hanno molto colpito e danno la misura dell'uomo. Quando mi è stato detto dalla contessa, da una consorte, la contessa Gabriella, che sarebbe stato, diciamo, la serie che sarebbe partito dalla misericordia di Pistoia, io non conoscevo bene, non conoscevo così bene come se fosse la città. Quindi mi sono recato lì, arrivo alla misericordia e vengo accolto dagli addetti lì di quella morgue e io chiedo del gran maestro Gelli e questo signore mi risponde stanza 6. Questa è una cosa che mi ha sconcertato, che entro ed era un pittore in cui c'erano le stanze, naturalmente le camere, in cui giacevano altri sventurati, diciamo, cadaveri. E conto uno di questi, quindi questo dà la misura di un uomo il quale io credo che ci sia stata a disposizione anche negli ultimi giorni della sua vita per insegnare questo tipo, quindi un uomo di quel tipo di levatura il quale se ne va verso l'Oriente Eterno diciamo insieme ad altri uomini in un luogo di tutta modestia, ecco. Io lo ricordo così, lo ricordo come un uomo di una modestia, di una mitezza, forse questo è il termine esatto, cioè c'è una gentilezza nei modi, una classe nel parlare, mai una sbavatura, mai un vero nobile, ma non nobile nel senso del suo titolo di conte che gli apparteneva, ma un nobile nell'animo. Ecco, allora tutte queste cose di quest'uomo andrebbero ricordati, invece se ne fa una visione che è poi falsata, anche per questo nomignolo che gli fu messo, tutte queste cose che ruotano intorno a lui, che noi sappiamo che è tutta complottistica. E quindi allora, cioè, era un uomo, ecco, per concludere il parere che tu mi hai chiesto, è un uomo di grande potenza, ma una potenza intellettuale, energetica, che poi chiaramente riverberava nel colloquio, nei rapporti, e quindi era un uomo che faceva paura, ma faceva paura non per ciò diciamo, la pubblicista e complottista vuol far passare, faceva paura perché era un uomo di un'interiorità e di un'intelligenza direi fuori dai termini comuni. Ecco l'essenza di questo. Sulle poesie che mi ha chiesto prima, io ricordo uno dei suoi libri di poesie che fece curare da una giornalista di vicino a Napoli, non da un paesino, cioè, non ricordo che paesino fosse, non sbaglio, San Giorgio, Ponticello, cosa del genere. E una giornalista che poi non era neanche tanto famosa, che organizzava poesie, e lui di buon grado volle donarle questa sinergia di poesie. Questo era un po' l'uomo Gelli, per quello che io ho avuto l'onore di ricordarvi, di conoscere. Eh sì, anch'io ne ammiro molto il suo essere carismatico, la sua anima sensibile, la sua gran classe, come ha già detto lei, la sua nobiltà d'animo, che comunque sono dei valori e delle doti purtroppo ormai rare in questa società italiana. Sì, Mi ma io dispiace. scusa, mi volevo dire, visto che colgo l'occasione per dire forse qualcosa di interessante anche per chi ci ascolta. Dunque, il giorno 22 prossimo, Sì? ad Arezzo, ci sarà una conferenza stampa di grande importanza, secondo la mia visione delle cose massoniche, perché il generale Costantin Savoia presenterà a livello nazionale una lettera testamento del Conte, nel quale egli, tra le altre cose che ci sono scritte, lascia questo suo lascito spirituale, morale, di continuare la sua opera proprio al generale Savoia. E Bene. quindi io credo che questo sia un viatico importante per i prossimi anni, mentre tutti si affannano, ecco, a vedere chissà che cosa abbia potuto lasciare e c'è qualcuno che ancora scava
nella melma delle sue paure e dei suoi complotti, suoi di chi stava chiaramente, e invece il conte Celi ci lascia un testamento spirituale, morale, per la nostra nazione, che credo di grandissima importanza. E quello che noi dobbiamo, credo, non solo, ma anche noi uomini liberi e di buoni costumi, quello che dobbiamo prendere del conte Gelli, la sua spiritualità, non lasciarci andare a cose veramente fuori da ogni logica. Io credo che anche altri, so che avete chiamato tante persone che molto meglio di me hanno potuto dare giudizi storici o politici. Io sono un modesto muratore, voglio andare più su piccole cose umane, non sono all'altezza di poter entrare nella storia della loggia propaganda di lì. Sono altri che credo, spero, facciano chiarezza, non revisionismo, ma chiarezza su una pagina falsata della nostra storia. È notevole sentire appunto dalle sue parole un qualcosa di così interessante, poter appunto sondare quello che c'era di umano in lui e non di politico, quindi andare verso un testamento spirituale e morale, come se lui avesse Sì, detto: sì, io muoio ora da uomo, muoio, ma qualcosa di me continuerà a vivere e magari quel qualcosa di migliore, di buono, che realmente la gente non ha visto. perché guarda, io voglio dirti una cosa che ritengo molto importante. Io ho seguito, chiaramente, non mi perdo di dire qui in pubblico, aperti service, che ritengo che sia un modello. Ho sempre detto le cose con grande verità, un modello. Quando si dice della potenza politica del conte di Soggiorno, del gran maestro di Soggiorno, del fratello di Soggiorno, nessuno ha messo mai chiaro che la sua potenza politica derivava dalla potenza della sua forza e della sua coscienza interiore. Allora, ecco, si traduceva in potenza politica. Perché se uno è forte, è integerrimo, è punta di diamante, e con il suo esempio, con i suoi rapporti, fa politica. Nessuno, per esempio, perché nessuno dice che Carlo Alberto dalla Chiesa, a cui poi anche l'affisso della mia loggia massonica, è riscritto alla P2? Perché nessuno dice? L'eroe Carlo Alberto della Chiesa, che è un eroe, per quale motivo non si dice? Maurizio Costanzi, che ha fatto la storia della televisione. Allora, ecco, allora il problema è uno, se riguarda chi è troppo forte, chi è troppo leale, chi è troppo energia, divorziato a chi non ne ha. È vero. E la cosa più brutta, io voglio dirlo a chiare lettere, che fratelli massoni, ancora oggi, senza che ci sia bisogno, anche fratelli illustri, non voglio fare il nome perché me ne sarebbe una polemica, l'ho scritto comunque, quindi non è che mi sto nascondendo adesso. Anche fratelli illustri che sono sul verso di una piramide si sentono in dovere oggi di offendere ancora la sua memoria. Che senso ha? Che senso ha offendere ancora qualcuno che è all'Oriente Eterno? Cioè, ci sono gran maestri che non hanno avuto, diciamo così, neanche la dignità, perché è una loro cosa, ma neanche la sensibilità di dire è una pagina di storia consegnata all'Oriente Eterno. Ancora oggi prendono le distanze da che? Ma da cosa? Se le nostre logge non sono di pace di tutte. Allora, se noi massoni abbiamo il coraggio di guardare la nostra storia, la nostra realtà con limpidezza di cuore, assumendoci anche le responsabilità e non demonizzando qualcuno, e allora forse la massonerità ha un senso, altrimenti ha ragione qualcuno che dice ormai siamo un club, cioè noi e lei non ci c'è più la differenza. Sto andando fuori, fuori
fuori tema, scusami. Ma no, assolutamente, fuori tema mai, perché quando si parla con una persona di grandi valori come lei, si sta sempre nel tema della moralità e dell'integrità, e questa è una cosa importante, perché comunque è un filo conduttore della storia, e magari anche della politica, se vogliamo, perché molto spesso ci sono stati dei grandi politici, dei grandi uomini, come in questo caso appunto Licio Gelli, e lei ne è un vivo testimone, appunto. Io credo che, il 22 ad Arezzo il generale Costa di Savoia, il gran maestro della sovrana promessa, la gran maestra romana, prende questa questione con questa lettera. Io credo che questa lettera, forse questo lo dirò il 22, perché poi sono molto legato, a parte che uno nel gran consiglio della legge di Costa del signor il sono istruttore verticale, quindi credo che devo impegnarmi molto. Perché questo lascito morale, che comunque è stato formalizzato ad un fratello, debba essere spalmato su tutti noi. Io proporrò che tutti noi prendessimo questa lettera e la facessimo nostra. Certo. Perché altrimenti, cioè, tutti noi, chi ha coraggio di farlo? Persone che andavano a baciargli la mano in vita, non hanno avuto il coraggio, non so neanche come chiamarlo, di andare a rendere l'estremo saluto. Mamma mia, che brutta cosa. Quando tu leggi che al funerale, alla camera ardente, c'erano 100 persone, quando 100 persone erano il numero di persone che andavano in un giorno a fare la fila, nel corso degli anni, chiaro, magari per chiedere di qualche favore, no? Magari per parlare, per fare cose loro, 100 persone, ma io non parlo chiaramente degli ultimi giorni, ma nel corso della sua vita, ora, non credo che non ci sia nessun sopravvissuto al quale Licio Gelli abbia detto una parola fraterna nella sua vita, uno solo. Allora ecco, da questo si vede, abbiamo fatto un'onoranza funebre in cui erano più giornalisti e altre persone di altre istituzioni dello Stato che fratelli. Ah, questa è una cosa veramente vergognosa, secondo me. Poi comunque man mano la gente si renderà conto magari di una perdita importante. Speriamo. Comunque noi ci siamo, per qualsiasi testimonianza a favore dei grandi valori e soprattutto dei grandi personaggi, noi ci siamo. E sì, io ringrazio tutti voi e dico come diceva lui, lui si è fatto, in aderenza a certi valori. Lui si definiva con una parola di solidarietà nella storia fascista e si è fatto tumulare con la stilletta. Un'ultima cosa, scusami, ti voglio dire un'ultima cosa. Certo. Un ricordo di quel prete, il quale ha dichiarato alla stampa che Gelli sia morto rinnegando la massoneria. Ora io veramente non ero negli ultimi minuti, ma quel prete o è fuori di sinno, perché non posso mai poter credere a questo. Quindi o siamo di fronte ad un prete uscito di senno, o un collega giornalista che non ha sentito o non ha voluto sentire bene. Il titolo è fatto il mio. Sì, pronto? Buongiorno, parlo con il signor Gilberto Di Benedetto? Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Emanuela Petroni, in questo momento mi occupo della trasmissione radiofonica CIAD News, appunto, che parla di mistero, parla un po' di attualità, di politica, e in questo caso appunto del nostro carissimo Licio Gelli. E mi hanno appunto suggerito di contattarla per un'intervista, perché appunto stiamo cercando di far conoscere il più possibile, nel bene o nel male, un personaggio così importante. Certo, mi dica tutto. Innanzitutto volevamo sapere dal suo punto di vista chi era Licio Gelli e chi rappresentava la P2 realmente in Italia. Ma la P2, dal mio punto di vista chiaramente, che è soggettivo, era una organizzazione in fondo molto molto ramificata,
e molto intelligente. In che senso? Per farle capire bene che cosa voglio dire, quando lei parla con un africano che magari è diventato cattolico, in realtà sotto sotto l'africano rimane animista. Nel corpo della P2, di Azione di Gelli, c'era in fondo quello che poi è il messaggio per lui, che era un esperto di simboli, ci ha lasciato morendo, no? Lui è stato sepolto con la sigla del partito fascista. Certo. Quindi Licio Gelli in realtà, nella sua, diciamo, dimensione, aveva mantenuto quella coerenza della Repubblica Sociale, quella coerenza che hanno tenuto in pochi e che invece il giorno dopo la liberazione erano diventati tutti democratici, erano stati tutti fascisti. Certo. Quindi, nella mente di Licio Gelli si coltivava, per un comunista magari un delirio, per un fascista un piano giusto, si coltivava in fondo una restaurazione dal dominio che è tuttora attuale degli americani. In fondo siamo un popolo che ha perso la guerra e sotto certi aspetti ancora rispondiamo a certe logiche del patto atlantico. Certo, quindi certo. Licio Gelli per un fascista è un eroe, per un comunista rimane un fascista da perseguitare. Ottima constatazione. Io l'ho conosciuto, era una persona meravigliosa, molto più colto di quello che uno può pensare, era uno scrittore, amava le poesie, ci siamo incontrati all'Excelsior, vicino a una galleria d'arte, vicino all'ambasciata americana, ci siamo incontrati all'Excelsior, i maligni possono pensare chissà quale trama facevo, in realtà io gli avevo semplicemente scritto perché volevo conoscerlo, era un uomo molto elegante, di vecchia, diciamo, di vecchio stampo. Aveva educatamente risposto su una bellissima carta che ancora conservo, che è la carta fatta a mano della cartiera amalfitana. Era un uomo elegante, un uomo raffinato, un uomo intelligente. Quindi uomini come oggi non ce ne sono più, di classe e di galanteria. Ma più che altro, più che uomini, menti pensanti che non ce ne sono più in Italia, perché quando noi diciamo ci troviamo di fronte a certi personaggi politici dotati di grande intelligenza animale, perché sono dei trasformisti, no? Comunisti, democristiani, liberali, cioè cambiano sempre squame, ma il trasformismo è una forma di intelligenza, però non sono uomini, perché gli uomini sono dotati di coerenza e Licio Gelli, per quanto strano possa sembrare, era un uomo coerente, che chiaramente si era messo, diciamo, in, come si dice, si era un pochino trasformato, nascosto, ma nell'anima era rimasto quello. Diciamo che si era trasformato in un virus, forse magari pure attecchito in maniera sbagliata, visto che qualcuno oggi sta restaurando quel tipo di piano, no? Certo, certo. Bene, e a me piace molto questa interazione con lei, soprattutto nell'ambito non tanto della storia ma della storiografia di quest'uomo, quindi dell'aspetto anche antropologico e sociale. Però volevo approfondire un attimino una tematica, il caso Moro, no? Una delle domande che mi è stata appunto posta dai nostri ascoltatori, perché mentre noi siamo appunto in radio abbiamo anche la possibilità di far interagire coloro che ci ascoltano. Quindi in quel caso, sì? Vuole sapere sul caso Moro? Ma sì. Io quello che so, chiariamo bene per evitare qualcosa di strano, si richiama sempre alle fonti internet. A me mi ha colpito del caso Moro la tesi di una giornalista, una certa Carlizzi, credo defunta, che sosteneva il fatto che Moro non era mai stato rapito. Certo. Tesi poi, rapito nel senso classico del termine, no? Tesi poi che in realtà ha surrogato e ha tutto sommato confermato anche un grosso giudice, il Cosimato. Ma la cosa che a me colpisce, ma ripeto, sono sempre opinioni soggettive, è che nel 1978 la Banca d'Italia diventava una banca privata. Ora, i poteri forti, quando vogliono far passare, diciamo, sottotono qualcosa di fortemente destabilizzante, come il fatto di perdere la proprietà della moneta, la sovranità monetaria, si inventano delle operazioni di cortina fumogena. A mio avviso il caso Moro è stata una grande operazione di cortina fumogena
prima per punirlo in fondo per essere stato uno di quelli che ha sempre difeso la sovranità monetaria, secondo per far passare la notizia della privatizzazione della Banca d'Italia in secondo piano rispetto alla devastante storia di questo povero personaggio politico. Quindi nella tesi della Carlizzi si dice che Moro sia andato ad una messa a Piazza Providenza e quel giorno casualmente non portò neanche il nipote che portava sempre e si sia poi allontanato con la sua scorta di gladiatori, perché lui aveva due scorte, scorta di gladiatori che poi l'ha portato in un palazzo dei servizi segreti mentre ammazzavano la sua scorta. Saranno fantasie della Carlizzi, saranno cose strane, fatto strano è che insomma con tutti i colpi di mitra che hanno sparato a Via Frani sembra strano che non l'abbiano preso. Ecco. Beh, un pensiero interessante il suo, un punto di vista diciamo particolare che potrebbe suscitare... Speriamo bene ai telespettatori e agli eventuali ascoltatori istituzionali, che sono notizie che stanno in rete, non me ne so. Certo, certo. Ma d'altronde comunque la nostra trasmissione, la nostra radio in particolar modo, appunto CAD News Radio, è fatta apposta per ascoltare tanti punti di vista e per sondare il più possibile senza censura. Esatto, senza censura, perché ma tanto prima o poi la cosa uscirà fuori, chissà magari che va di fuori il famoso camorrista Cutolo, ecco. Perché chissà che lì non lo sapeva questo segreto, perché lui ha parlato di questo grande segreto, ma chissà, ma è tutto diciamo creativo. Fatto sta che oggi noi dal 78 stiamo pagando le conseguenze di aver preso diciamo, la sovranità sul denaro. Stiamo pagando degli interessi che non esistono perché una banca quando genera dal nulla il denaro lo paga esattamente il 2%, per cui ogni milione costa 20.000 euro, quindi pensi quanto guadagnano. Quindi l'interesse in realtà è semplicemente un fatto prettamente satanico, come lo definisce il Papa, per tenere i gentili e i cristiani sotto il gioco dei banchieri di Satana. Ecco, benissimo. E anche qui volevamo aggiungere, lei ha tirato su comunque un'argomentazione che sta un po' sotto la sabbia, ma che qualche ascoltatore aveva anche diciamo, cercato di far emergere con un messaggio. Ma i vertici della P2 sono rimasti nascosti? Massoneria in Vaticano? C'entra qualcosa la P2 in Vaticano? Questi sono diciamo, degli argomenti e delle domande che ci sono state fatte. Lei vuole rispondere anche a questo, secondo il suo punto di vista? Ma secondo il mio punto di vista questi vertici sono rimasti sempre in essere, nel senso che vede, i mediocri cercano sempre il capo espiatorio, in questo caso il povero Licio, l'eroico Licio è stato il capo espiatorio, anche vedo che al funerale sono arrivati pochi fedelissimi e sicuramente non personaggi di potere, perché poi dietro ogni povero Cristo, compreso il nostro Gesù Cristo istituzionale, c'è sempre una pedra di mediocri che lodando le sue, diciamo, il suo sacrificio poi ne consumano i vantaggi, capito? Certo. Quindi questi qua girano ancora purtroppo, ma sicuramente non c'entrano nulla con l'antico e nobile progetto del Licio Gelli, che era sostanzialmente un idealista e non, come l'hanno fatto passare, un uomo di pochi giochi. È chiaro che invece i mediocri, che governano, sono coloro che hanno approfittato di questo grande progetto morale, istituzionale, nell'interesse della sovranità nazionale e sono quelli che poi in fondo ci hanno giocato sopra, no? Sono quelli che si godono oggi i frutti degli appartamenti a 400 metri, certo. I frutti di un povero Cristo che è finito a croce, se vedete questi poi costruire le donazioni e appartamenti sontuosi, no? Io ho visto 400 metri, altri belli 4 metri, cardinelle e cardinali imbambiti che praticamente devono camminare con la carrozzina o con la macchina per attraversare gli appartamenti. Quindi diciamo, parliamoci chiaro, purtroppo dietro ogni appartamento c'è sempre un mediocre che se ne approfitta. Dice, ma boh, azzardato, diciamo, equiparare il Cristo a Gesù Cristo, no, non è azzardato, perché anche lui è un Cristo messo in croce, lui aveva un ideale, questo ideale è stato strumentalizzato dai mediocri,
è stato sfruttato e oggi, diciamo, l'abbiamo visto, chi se lo ricorda, cioè, perché chi ha usufruito di questi giochi di potere chiaramente si guarda bene anche da ricordarlo o da venire a tutelare. Certo. È stato interessante il suo punto di vista. Anch'io condivido il fatto di vedere quest'uomo come un idealista. Ho sempre pensato. Lo era. Cioè, io voglio dire chi è quel politico che scrive poesie. Sono tutte persone squallide e tra l'altro approfittano della parola onorevole, che si dovrebbe non pronunciare, perché onorevole deriva dal Senato romano, dai fasci vittori, cioè si era onorevole perché si partecipava alla vita politica del paese per l'onore della patria, quindi gratis, questi prendono i soldi, non sta il suo onore. No, io comprendo pienamente quello che lei sta dicendo, in parte condivido sotto certi altri punti di vista, magari quello che non condivido però mi dà spunto per poter conoscere sempre di più e cercare e sperimentare anche altri modi di vedere delle cose. Quindi io vorrei ringraziare lei, ma soprattutto invitarla per un documentario che insieme a Pasquale Sciandra faremo prossimamente. Ma ci mancherebbe, non c'è nessun problema. L'importante è che qualcuno si ricordi sempre e dia onore a chi lo merita. E i Soggelli, al di là di tutto quello che hanno scritto i servi del potere del sistema, i giornalisti che sono pagati poi dalle banche, perché i giornali sono in mano alle banche, e chiaramente che ne esca fuori l'immagine vera, cioè un uomo idealista, un uomo puro, un uomo vero, e che tutto sommato alla fine, con un gesto coerente, ci ha lasciato anche un segno, no? Lui si è messo la spilla del partito fascista, non si è messo simboli massonici addosso. Certo. Comunque noi con CIAD News Radio e TV, perché abbiamo anche quest'altra, diciamo, quest'altro canale, quello televisivo appunto, insieme a Pasquale Sciandra, daremo onore a chi merita di averlo e daremo voce a persone come lei che naturalmente ha qualcosa da dire. Allora io mi ricordo semplicemente delle opinioni, diciamo che analizzo la scena, però poi, come vi ripeto, ognuno da quelle sue orecchie ascolta quello che vuole sentire. Va bene? Noi ringraziamo ancora e a presto. Arrivederci. Pronto? Pronto? Buon pomeriggio, sono Emanuela Petroni, direttamente dalla redazione del CIAD News Radio. Stiamo parlando con il grandissimo Leo Lion Zagami? Sì, carissima, grazie di avermi a questo programma che ci mettete insieme, so che una persona speciale. Ma lei è una persona speciale, anzi ti do del tuo, visto che sei Gran Maestro dell'Ordo Illuminatorum Universalis, voglio darti del tuo, ok? Grazie, ragazzi. Ti prego di darmi del tuo, assolutamente. Stiamo facendo uno speciale su Licio Gelli, come già ti avrà spiegato il nostro carissimo Pasquale Sciandra. E volevamo appunto qualche notizia da te, che sicuramente ne saprai più di tante altre persone. Cosa esattamente? Allora. La storia di questo uomo inizia nel 1919, praticamente attraversa la seconda guerra mondiale, arriva poi nel boom economico italiano, passa per gli anni di piombo e la strategia della tensione e arriva fino a oggi. Quindi diciamo una storia un po' lunghina e in qualche maniera ci siamo incrociati. Io sono stato per anni parte della loggia Monte Carlo che lui aveva aiutato a costituire insieme a Ezio Giunchiglia e William Rosati negli anni, fino agli anni 70, quando praticamente si cercava di trovare una sede più idonea a quella che era, diciamo, l'elite della P2, e quindi ebbi modo di frequentare, di avere tanti amici in comune e anche di incontrarlo l'ho incontrato giovane età, tra le altre cose, avevo appena 18 anni quando lo incontrai, 18-19 anni, ci incontrammo ad Arezzo, io a quei tempi lavoravo per Romano Piergentili, che è padre di Marcello, e una domenica mi ricordo incontrai il buon Licio tanti anni fa.
Allora, qui ci sono arrivate alcune domande appunto dai nostri lettori. Ce n'è una in particolar modo che parla del piano di rinascita democratico. Non so se hai un po' a mente la situazione. Certo. No, praticamente il discorso è questo. Licio ovviamente si sono dette tante cose, tante volte anche impropriamente, perché ovviamente magari essendo dei profani in materia si tende a dire delle cose che sono molto ingiuste anche nei suoi confronti. Sicuramente lui non era un amante della democrazia, nasce nel periodo fascista, il suo essere, diciamo, anche trascinarsi poi dopo la seconda guerra mondiale, comunque con una matrice fascista che lo porta a diventare però all'indomani della guerra un elemento importante per quella grande battaglia che si fece contro il comunismo, e quindi ebbe questo ruolo nell'anticomunismo. Il piano di rinascita era una sorta di piano utopico, comunque un piano che lui vorrebbe avrebbe voluto realizzare durante la sua vita, che in qualche modo comunque sposava la democrazia, perché infatti è un piano di rinascita democratica, non è un piano di dittatura tecnocratica o di sinarchia, è un piano proprio di rinascita democratica. Certo, la sua rinascita democratica a qualcuno può anche non piacere, soprattutto a coloro che magari vedono nel personaggio Gelli un personaggio machiavellico che era addentro a tutto quello che è il controllo, quindi il suo voler proprio dettagliare fino nei minimi dettagli, proprio arrivare lì a controllare i media e tutto il resto, ovviamente alla persona, no? La persona, diciamo, di tutti i giorni può dar fastidio questa cosa. Certo. E sicuramente se tu metti in mano un piano del genere, le persone sbagliate, diventa un boomerang, diventa una cosa pericolosa, diventa veramente qualcosa che può diventare pericoloso. Però ecco, lui secondo me tante cose le aveva fatte col senno di poi, e in effetti poi sono state portate avanti magari da suoi discepoli che tante volte non lo hanno neanche riconosciuto per aver creato magari quell'idea o quella, no? E c'è stato il discepolo numero uno, poi negli anni successivi non sono più due, sicuramente il discepolo numero uno è stato Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi che però ecco ebbe a dire poi in maniera molto codarda e devo dire anche vigliacca, sì, proprio vigliacca, che lui non c'entrava niente con la P2, che lui si era iscritto senza neanche sapere. Queste cose un po' così che danno un po' fastidio, quando uno sa benissimo che, almeno all'interno della massoneria, sappiamo benissimo che il fratello Silvio Berlusconi frequentava attivamente non solo la P2 ma molte logge negli anni 70. Gli servivano, per poter fare cassa, per poter fare i contatti, per poter fare lobby, per poter fare i suoi progetti, portarli avanti. E quindi se gli è servita, sicuramente la massoneria è stata utilizzata da questo personaggio, come è stata utilizzata anche da altri personaggi, perché lo stesso Mussolini utilizzò la massoneria e poi nel 24 la rinnegò. Però ecco, lì c'era stato un intervento da parte dei gesuiti, della Chiesa. Ecco, per quanto riguarda Gelli, si tratta proprio di un movimento che all'indomani della guerra vede come personaggio carismatico principale non Gelli, ma un personaggio che si chiama Frank Cigliotti, un italo-americano di origine sudiste, e che praticamente va in America, diventa uno dei responsabili dell'OSS, che poi diventerà la CIA. E questo Frank Cigliotti è stato non solo importante nell'ultima fase della seconda guerra mondiale, ma anche nella fase immediatamente successiva, in cui iniziò a lavorare con personaggi come il principe Aliata di Monreale, come mio nonno Leopoldo Zagami, che faceva parte anche lui di questa obbedienza massonica, che nel 1946 ripresi i lavori, che aveva il barone Romano Avezzana Furio a capo di questa obbedienza, poi ebbe un interim breve con un altro personaggio, se mi sfugge il nome, poi passò nel 1956, se non sbaglio, al principe Aliata di Monreale,
e in quel contesto venne portato avanti questo discorso di voler riunire tutte le anime massoniche che si erano un po' sparpagliate durante la guerra. Già c'era stata nel 1909, diciamo nel periodo della scissione Gran Loggia, Gran Oriente d'Italia, Gran Loggia d'Italia, quella che poi diventa la Gran Loggia d'Italia Vitellini, che poi inizialmente Piazza del Gesù, c'era stata questa scissione con il rito scozzese antico accettato, che è uno dei riti che viene praticato all'interno del Gran Oriente d'Italia, che prese diciamo, poi la sua strada e divenne una vera e propria obbedienza, che è diventata poi quella degli Alam, riconosciuta come quella degli Alam, che riconosce sia uomini che donne al suo interno e ha una natura più conservatrice infatti al suo interno. Mentre invece cioè, queste anime a un certo punto all'indomani della guerra gli americani gli servivano dei personaggi che potessero portare insieme tutto questo, queste logge, gran logge, obbedienze che si erano frattanto cioè, fra tanti sparpagliamenti vari durante la guerra, no? Non si poteva lavorare la massoneria, i gran maestri sia di Palazzo Giustiniani che della loro Piazza di Gesù vennero separati, vennero portati in esilio, quindi non potevano continuare a fare le loro gran maestranze, a portarla avanti, ma nel certo. frattempo si erano creati anche gruppi indipendenti, cose. Insomma io mi ricordo che c'è un'intervista a Domizio Torrigiani, che era un gran maestro allora in esilio proprio all'isola di Lipari, un'intervista fatta da mio nonno Leopoldo Flegami, che spero un giorno di questo di tirare fuori, in cui praticamente già allora mio nonno criticava il fatto che le anime massoniche in Italia, cioè la massoneria si era stata divisa in troppe sfaccettature, perché la massoneria in altri paesi è molto unita e magari ha un'obbedienza singola, come negli Stati Uniti d'America c'è una gran loggia per ogni stato, e eventualmente si sono create delle gran logge alternative quando c'è stato il fenomeno della Prince of Freemasonry, ma comunque sia non si parla di mille massonerie qui in Italia. Abbiamo veramente centinaia di gran maestri, è una cosa allucinante. Ovviamente il 90% di questi non ha alcuna ragione di esistere, perché sono autoproclamati, hanno linee di successione che non hanno né capo né coda. Sicuramente ti potrà dire di più su alcune di questi diciamo di queste cose che sono successe in quel periodo Benedetto Miseria, che ovviamente anche per l'età che ha le ha vissute più da vicino queste cose e ha lavorato col principe Aliata, che poi si staccò però subito dal progetto di Gelli, perché il progetto di Gelli ad alcuni piaceva ad altri no, anche se comunque per un periodo ci ha lavorato anche lui con la P2, come ci ha lavorato tutta l'elite italiana con la P2. Infatti proprio su questo argomento abbiamo una domanda proprio per te, ci è arrivata dal nostro ascoltatore. Diciamo molto triste vedere, vorrei ecco, fare una nota conclusiva su sta cosa, è molto triste vedere che al suo funerale c'erano veramente quattro gatti e che le persone che gli sono state poi vicino alla fine, ecco, ringrazio i fratelli del mio ordine che si sono recati con una delegazione capeggiata da Luca Monti, anche Mariano Iodice con la delegazione della Gran Loggia di Romania 1880, anche perché ovviamente loro c'è anche il discorso che abbiamo della successione, diciamo, a livello iniziatico che Gelli vorrebbe dare con questo testamento che lui ha lasciato al buon Mariano nel mese di giugno. Mariano che è tra l'altro poi anche uno dei membri dell'Ordo Illuminatorum Universalis, che ha aiutato il risveglio dell'Ordo nel 2013. 2012-2013, quindi ecco che adesso ovviamente l'Ordo vuole essere anche di buon auspicio per questa fase successiva alla morte di Gelli, in cui si spera che il suo lascito, almeno a livello iniziatico, sia seguito da persone degne di questo, degne di quello che potrebbe essere stata la sua idea finale di massoneria, che sicuramente non ha nulla a che vedere con l'idea manipolatoria degli anni della strategia della tensione, in cui la P2 fu utilizzata come un mezzo strategico, un mezzo, però diciamocelo francamente, lui veniva pagato dai servizi segreti statunitensi, lavorava in maniera più che legittima per i servizi segreti statunitensi, quindi anche tutte quelle menate della signora Anselmi, io a quel punto tendo sempre a dare ragione al buon Giunchia quando si ricorda dall'Anselmi e gli disse proprio via papale che era un infame, anche rischiando poi a sua volta vari mesi perché si è fatto vari mesi di carcere dopo quell'uscita.
l'ex giunchiglio. Quindi, e poi c'è stato anche lo screzio fra coloro che sono poi hanno continuato il progetto a Monte Carlo, Giunchigli e soci, e Licio stesso. C'è stato un momento in cui ci fu anche uno screzio, però poi lo screzio comunque rientrò negli ultimi anni. Ecco, vuoi fare la tua domanda che mi avevi appena accennato? Sì. Ma la domanda volevamo appunto rifarci anche a Mariano Iodice, che abbiamo intervistato poc'anzi, prima di te, e anche lui ci aveva fatto presente che al funerale c'erano pochissime persone, un centinaio, e ci ha sottolineato invece che un centinaio erano le persone che ogni giorno volevano vedere lui da vivo per chiedere per piaceri o comunque per parlarci, e questa sarà una cosa molto brutta invece vedere che al suo funerale ce n'erano veramente poche. No, infatti io personalmente non ho avuto la possibilità di andare per via proprio della questione, mi sono fatto male a piedi, quindi non potevo proprio guidare e per giunta ero impossibilitato quindi da potermi recare, anche se sicuramente ho mandato comunque le mie condoglianze, una corona di fiori per Donna Graziella e tutto il resto, però ho mandato una mia delegazione ad essere lì in maniera proprio ufficiale in mio nome, e con una delegazione abbastanza folta, almeno di qualche persona, che insomma ha dimostrato che noi non abbiamo alcuna paura. Tra le altre cose, Luca Monti, che è stato lì presente per l'Ordine Illuminatore Universale, lui stesso è il figlio di un capo di divisione di Gelli ai tempi, della, insomma, ai tempi della P2. Quindi, perché c'è anche quest'altra grande cosa, anche bugia, no? Dei media, bugia dello Stato italiano che non vuole dire la verità, del solito magistrato sinistroide Colombo lì che fa le sue menate. Dicessero allora le cose come stanno, i membri non erano 900 e passa, erano 2004-2005. Era proprio questa la domanda che stavo per fare, mi hai anticipato. Però lo vedi, sono in pochi che poi hanno le prove in mano. Io grazie a Dio ho della documentazione in mano che prova questo e l'ho stampata nei miei libri, soprattutto nel volume 3, ho anche mostrato il giuramento di Carlo Alberto dalla Chiesa, ho mostrato un giuramento che insomma, quello è un giuramento ragazzi, non è solo poi che l'hai fatto così a livello light, un generale dei carabinieri non fa un giuramento light, un generale dei carabinieri prima di fare un giuramento ci pensa bene. Quindi era gente adulta e vaccinata che faceva un giuramento, e quindi ecco tante cose che sono state dette e tanti altri numeri che vanno da praticamente, basta controllare i numeri delle tessere nel famoso sequestro che è stato fatto a Castiglione Fibocchi, i numeri delle tessere non combaciano con 900 e passa, e ci sono dei numeri di tessere che vanno 1.300 e poi dopo si passa a 800, cioè la matematica non è un'opinione, lì semplicemente sono stati tolti 1.500 nomi e più di 1.500 nomi. Allora l'Italia ancora nel 2015 vive nella menzogna di una magistratura sinistroide catto comunista che non vuole ammettere queste verità. Addirittura il figlio di Carlo Alberto della Chiesa non vuole ammettere il fatto che suo padre fosse un membro della P2 ancora. Siamo veramente al colmo. Io adesso formulo la domanda proprio come mi è stata appunto posta da questo nostro ascoltatore, sicuramente anche collega se non sbaglio, perché la domanda è molto precisa. E vediamo un po'. Allora, la lista includeva, secondo le norme, 962 nomi, tra cui l'intero gruppo dirigente dei servizi segreti italiani, ministri, tra cui Gaetano Stammati e Paolo Foschi, entrambi del DC, parlamentari imprenditori come Silvio Berlusconi, finanzieri come Michele Sindona e Roberto Calvi, magistrati, editori e giornalisti come Roberto Gervaso e Maurizio Costanzo. In tanti, tuttavia, nel corso degli anni hanno smentito la loro appartenenza alla loggia, politici, banchieri, militari, ma anche boss e mafiosi, fra i membri appunto dei 7 misteriosi ordini religiosi che il Vaticano e lo Stato italiano riconoscono, tutti magari all'interno della P2, punto interrogativo, e che generano potere e relazioni trasversali alla società, tra spade, croce e mantelle, celano i misteri della storia del nostro paese. Ci dica lei, Gran Maestro, quanti erano realmente, chi erano, perché si celano? Allora, i nomi mi sembra che sono stati resi pubblici, sono 962, 64, insomma, sembra che i numeri siano questi più o meno. Mancano all'appello, tu calcola che le liste reali sono 2547 se non sbaglio. Stiamo parlando quindi di oltre 1.500 nomi che vanno a mancare dalle liste che sono state rese pubbliche. Tra le altre cose, il bello è
che le liste sono state consegnate alla magistratura a Milano, è stato apposto un sigillo, un timbro, come si dice, un timbro dello Stato italiano, del Tribunale di Milano, e poi sono state risegretate. Quindi qui stiamo parlando di uno Stato italiano che continua a mentire sapendo di mentire. Non è che lì hanno trovato solamente i 900 falsa nomi perché Gelli magari aveva imboscato gli altri. No, qui c'è però il fatto è che è stato lo Stato italiano a imboscare praticamente 1550 nomi, quello che è. Stiamo parlando di un numero consistente in cui c'erano, tra le altre cose, molti fratelli di logge anche che hanno continuato per anni a lavorare in altre logge, quindi fratelli di alto livello anche massonico, mentre sono stati dati in pasta ai media tutti coloro che più o meno, diciamo, comunque si sapeva che erano in odore di P2 e non erano neanche dei massoni doc, nel senso che molti di loro erano stati sul filo della spada, all'orecchio, come diceva, come si suol dire in gergo massonico, quindi con un rituale molto veloce, a volte un po' pressapochista, che il venerabile faceva all'Eccelsior a Roma, praticamente con una spada tu andavi lì e ti iniziava. E sono passati tanti da questa iniziazione. Quindi ecco, c'è anche un legame addirittura che non è stato mai rivelato con i fratelli all'orecchio, come magari Marcinkus che, come sai, per anni ha condotto le finanze del Vaticano. Io ebbi modo di parlare con Marcinkus poco prima che morisse, un giornalista amico mio addirittura stava cercando di intervistarlo, poi lui misteriosamente via di conto in bianco muore. Anche lì un po' sospetta la cosa, anche la morte di Marcinkus, perché non stava male. Però stava assediato dai giornalisti e il Vaticano non voleva che lui parlasse. Altri membri importanti come Marcinkus Craxi, il fratello di Craxi continua ancora oggi a ospitare nella sua tenuta sulle Nord Italia incontri di ex giuntigli e soci. Anche lì sempre io ai tempi conobbi Bobo Craxi tramite ex giuntiglia e tramite il suo figlioccio, sempre della loggia Monte Carlo. Posso dire con estrema sicurezza, perché ci sono stati in mezzo, che questi nomi facevano parte della P2. Ecco, quindi parliamo di nomi importanti, nomi grossi. Ci sono massoni, ecco, anche storici della massoneria, come Vittorio Vanni, che ne facevano parte. E poi adesso Vittorio Vanni è portato alla Vitelletti. Ecco, quello che è successo interessante con la P2 è che non è che poi dopo che è stata smantellata la loggia, quindi hanno smesso di fare i massoni, molti di loro sono passati alla Vitelletti. Quello che non si vuole ammettere è che il Grande Oriente d'Italia le ha buttati fuori, ma poi loro sono stati riaccettati con i loro gradi e tutto alla Vitelletti. La Vitelleschi non ha mai voluto parlare di questa cosa, ma alla Vitelleschi darebbe ora che chiarisse la sua posizione, visto che personaggi come Ezio Giuntiglia sono andati a finire nella Vitelleschi. Quindi ci sono molte responsabilità da parte delle gran maestranze italiane per non aver fatto chiarezza. Tra le altre cose, mi senti? Sì, ti sento benissimo. Ecco, un'altra cosa che è andata poi a creare ancora più caos, ancora più problemi, è stata poi la famosa scissione all'interno del Grande Oriente d'Italia fatta dal professor Giuliano Di Bernardo, un altro agente degli inglesi, che con la sua scissione ha voluto creare questa gran loggia regolare d'Italia, foraggiato dagli inglesi, che hanno dato 2,5 milioni di pound il marchese di Northampton per questa operazione, e lui non è che adesso si comporti molto meglio di come si sia comportato Gelli in vita, anzi io direi che a livello di lobbistico, con personaggi come Pier Giorgio Bassi e tutto il discorso che fa lui, devo dire che Giuliano Di Bernardo forse è al momento il personaggio più pericoloso, molto, cioè, che pericoloso perché tra le altre cose è uno che si ammanta di tanta regolarità,
quando almeno facevo il massone, poi adesso è passato agli Illuminati, è passato agli ordini cavallereschi, ma si è sempre ammantato di questa regolarità, di questo suo essere onesto, almeno Gelli era onesto, reale, dignitoso da quel punto di vista, molto più di Bernardo, di personaggi come Stefano Bisi, l'attuale Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia, perché era realistico nel suo approccio. Io non è che condividevo tutto quello che faceva Gelli, oppure ho condiviso. A un certo punto io nel 2006 ho fatto anche una scelta, che era quella di separarmi da questi personaggi. Nel 2008 è stata ratificata questa scelta in quella che è stata una riunione, diciamo una conferenza, un convento, come si dice noi in gergo massonico, a Nizza, proprio vicino a Monte Carlo, in cui noi ci siamo ripresi il nostro orto Illuminatorum Universalis, e da lì è nata questa ulteriore scissione. Però non ci siamo mai dimenticati delle nostre radici, è proprio per questo che in nome delle nostre radici siamo andati al funerale di Cio Gelli con forza e onore, e siamo grati dell'ospitalità che ci ha dato la donna Graziella e tutti gli altri fratelli che erano lì, e siamo contenti di averlo fatto. Nella storia, tra 100 anni, si parlerà di chi c'era e chi non c'era. Noi comunque, come Ordine Illuminatorum Universalis, c'eravamo. Mi fa molto piacere tutto ciò, molto piacere davvero. Per coerenza, nel senso che poi alla fine di fronte alla morte siamo tutti uguali. E quindi ecco, magari uno può essere d'accordo o meno. Io ovviamente sapevo da ormai da 2-3 anni che si era creato comunque un ottimo rapporto tra questo generale rumeno, che poi ve ne avrà parlato anche sicuramente Mariano, e praticamente è stato designato come successore da Gelli, e questo generale che il 22 farà questa dichiarazione insieme alla moglie di Gelli, sicuramente consegnano una realtà iniziatica che è, secondo me, pulita da scandali, pulita da intrighi, che vuole fare vera massoneria al di là di quello che possono dire gli altri. Non credo sarne di... E invece, ecco, la cosa che mi ha rattristato molto è vedere che al funerale non c'era nessuno della loggia Montecarlo, non c'erano il tesoriere della P2, Ezio Giuchiglia, non c'era Mario Lazzi, non c'erano tanti personaggi che sarebbero potuti essere lì, almeno anche loro, magari, pur avendo litigato con il venerabile, pur avendo magari pensando diversamente, alla fine avrebbero comunque dovuto omaggiarlo nel suo passaggio all'Oriente Terra. Ma evidentemente non avevano più niente da prendere, non gli conveniva più. Questo è la classica modalità, diciamo, modalità italiana, italiota, che però non ci appartiene a noi che siamo veri iniziati, quindi spero che, ecco, da questo punto di vista noi come Ordine Illuminatorum Universalis continueremo a esserci anche il 22 di dicembre, quando ad Arezzo ci sarà questa riunione in cui praticamente verrà annunciata la successione proprio in base a un testamento che lì ci ha lasciato. Per anni si è parlato del fatto che il successore dovessi essere io, ma negli ultimi anni io ho preso un'altra strada, come tu pensai, anche di denuncia rispetto a certe realtà, quindi io non è che mi sono voluto prendere questa, diciamo, quello che era stato un po' la scelta che era stata fatta anni fa, di mettermi lì come, no, perché vengono fatte queste scelte, no? Tu, c'è il mentore, no? E poi tu prosegui e diventi, diciamo, il personaggio, no, che magari proseguirà il suo lavoro in futuro. Io alla fine ho deciso di proseguire il mio lavoro in una maniera diversa, con l'Ordine Illuminatorum Universalis, con un'idea diversa, di essere slacciati da quelle che sono le sfere di influenza. L'Ordine Illuminatorum Universalis non è allacciato né alla sfera di influenza NATO né a quella russa, eppure abbiamo ottimi rapporti con entrambe. Vogliamo rimanere così, altrimenti non saremmo Ordine Illuminatorum Universalis e saremmo schierati da una parte piuttosto che dall'altra. Sicuramente per quanto riguarda i lavori massonici, il lavoro che sta adesso iniziando il fratello Mariano Iorici, che tra le altre cose, ripeto, è anche un membro dell'Ordine Illuminatorum Universalis,
per noi è, va benissimo, e lo supporteremo, e non è detto che nelle logge, nelle future logge che verranno inaugurate in Italia, con il benestare del generale rumeno che è stato scelto dal fratello Licio Gelli, non ci siano anche i nostri a partecipare ai lavori, assolutamente sì. Bene, allora noi ci vedremo il 22 ad Arezzo e speriamo anche per il documentario video che faremo insieme a Pasquale Sciandra. Sì, no, questo è un dovere più che, no? Perché personaggi come noi che comunque hanno vissuto, soprattutto nella fase forse degli ultimi anni, le difficoltà anche che Licio stesso aveva con questa realtà che si è andata creando, perché voi dovete capire che lui ha aiutato tanta gente, però a un certo punto alcuni di questi hanno preso delle strade che lui non è che condivideva. Certo. E mentre diciamo alla fine lui si era accorto che la mia strada, quella di Leo Zagami, è la strada del rivoluzionario anche ideologico e comunque rimane coerente, e che non è che sta qui a fare gli impicci come rendere come Matteo Renzi. C'è una bella differenza tra me e Matteo Renzi, vedete, ti voglio dire? Cioè, Gelli alla fine si accorge, guarda, ti dico, nonostante per anni io ho criticato anche Licio su certe cose, e abbastanza apertamente, no? Certo. Nei media alternativi e tutto quanto, però alla fine lui stimava più me che altri personaggi. E questo è perché tante volte anche quando uno ha un nemico, no? Prima amico, poi diventa magari nemico. Però poi dopo uno si impara anche a stimare fra nemici. Quando uno è un nemico gentiluomo, e comunque è un nemico che sta a livello, perché anche tra i fratelli massoni ci possono essere dei nemici, però poi si impara che quando si va in loggia si è tutti uniti e si lavora insieme in maniera fraterna. Ecco, è lì che diciamo si lavora a livello, è lì che praticamente certe cose vengono lasciate fuori dalla loggia, inclusi gli interessi materiali, gli interessi politici e religiosi. E quindi ecco, con lui, ecco, nell'ultimo periodo della sua vita, grazie anche al lavoro che sta facendo Mariano Iodice, e per questo che assolutamente va seguito anche questo, diciamo, questo proseguo, questo testamento che lui sta lasciando, perché secondo me rende dignità all'uomo, e potremo vedere delle belle nei viti futuri, anche perché sicuramente le altre obbedienze italiane si scatereranno con insulti, cose, disinformazione, tireranno fuori le solite storie sul materassaio. A quel punto, sapete che vi dico? Loro tirano fuori gli scheletri dall'armadio, allora tiriamoli fuori pure noi. Allora a quel punto, ragazzi, veramente siamo tutti alla frutta, perché ragazzi, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Quindi vi saluto con questa. Io ti mando un bacio davvero sentito, sei una bella persona e come sempre seguirò le tue attività ovunque e in qualsiasi modo. E ci vediamo direttamente il 22 ad Arezzo. Perfetto, ad maiora e a presto. Ciao carissimo. Ciao. Pronto? Buon pomeriggio, Cavalier Luciano Fortunato Sandra, presidente del CREST. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti quanti coloro che ci ascoltano. Bene, bene. Allora, come ben sa, siamo dalla redazione del FIAD News Radio qui per lo speciale su Licio Gelli, e come naturalmente abbiamo intervistato anche grandi personaggi, grandi uomini, avevamo onore e piacere di intervistare anche lei. Io sono onorato di parlare di questa persona, perché... Pronto? Sì, stiamo ascoltando. Perché questa persona purtroppo è stata vista un po' come l'uomo nero, è stato visto un po' come il rappresentante di una fazione cattiva, ma in realtà, come ho detto in un'altra intervista ricevuta ieri in un'altra emittente, ho spiegato perfettamente che nel 1946, allorché finì la Seconda Guerra Mondiale, c'era una vignetta che girava per l'Europa. A Stalin, quindi rappresentante del comunista sovietico, gli serviva uno stivale. Bene, e grazie a Licio Gelli, che ovviamente del con la CIA e altre organizzazioni, altre persone, hanno evitato che Stalin indossasse questo stivale. Grazie a loro l'Italia è stata traghettata in una forma democratica, che poi per motivi politici è stata modificata e via dicendo, però grazie a lui e altre persone, lui è stato il primo fautore. È chiaro che per me è un onore parlare di questa persona, perché è giusto che chi ci ascolta sappia che lui era mio confratello,
in quanto lui era cavaliere del Santo Sepolcro come me e come Giulio Andreotti. Eravamo della stessa, io Andreotti, e la stessa delegazione. Invece Licio Gelli apparteneva alla delegazione appunto di Arezzo. Ma eravamo confratelli in un ordine prettamente cattolico. E a me di persona, Licio Gelli, mi disse, proprio per rimarcare la sua fede, che tutte le sere lui ringraziava l'Onnipotente, dicendo il Padre Nostro, e la mattina appena apriva gli occhi diceva: Dio mio, ti ringrazio di avermi fatto vedere un'altra giornata. Quindi ecco perché anche in massoneria, per sviluppare il pensiero di Licio Gelli, avviene proprio questo, che chi è ateo o agnostico non si può avvicinare ai lavori massonici. E ovviamente uno potrebbe dire: sì, vabbè, ma la massoneria è sempre stata ostica con la Chiesa Cattolica, per un motivo solo del potere temporale. Non ci dimentichiamo il famoso 20 settembre 1870, allorché i bersaglieri distrussero Porta Pia. Yeah. E poi non è stata distrutta Porta Pia, ma è stata fatta la breccia vicino Porta Pia, perché anche a quei tempi si facevano i complotti. Quindi non distruggiamo la bella porta monumentale, ma sfondiamo il muro dicendo che lì è il punto meno difeso. In realtà non è così, perché chi è di Roma lo va a vedere, sta sino a 20 metri la Porta Pia. Quindi, per dire, anche a quei tempi si faceva. Pio IX, il grande Pio IX, disse la famosa frase: beh, almeno non ci sono stati molti morti. Infatti non ci fu nessun morto, e anche questo è emblematico, cioè un attacco del genere non c'è un morto. E ovviamente in massoneria il 20 settembre è un po' una festa. Poi tutti quanti voi sapete, adesso che si parla del giubileo della misericordia, che ovviamente io e altri tradizionisti come me non condividiamo, le quattro basiliche che si andavano a visitare, cosiddette patriarcali, che si andavano a visitare per fare appunto il giubileo, sono San Pietro, San Paolo fuori dalle mura, San Giovanni in Laterano e Santa Maria Maggiore. Bene, la massoneria dopo il 1870 fece il circuito, chiamiamolo così, al contrario, una forma di pellegrinaggio non cattolico, e i punti erano il Gianicolo, dove c'era la statua di Garibaldi, Piazza Vittorio, dove c'era la statua di Vittorio Emanuele II, poi il tempio di Minerva, quello conosciuto come il Pantheon, il tempio del Pantheon lì a piazza della Minerva, a piazza del Pantheon, e poi c'era quell'altra parte che era piazza del Risorgimento. Quindi quattro punti completamente, perché loro ovviamente la massoneria è sempre inneggiata a Giordano Bruno. E quindi, per dire, c'era questo discorso, quindi c'era questa forma di essere. Bene, in questo momento preciso storico c'è chi ha volontà di riavvicinare questo, di avvicinare la massoneria al cattolicesimo. Ovviamente i tempi possono essere maturi, questo lo vedremo nel tempo, solo che c'è un particolare fondo, c'è il concetto cristico, e ripeto, Licio Gelli auspicava anche lui questa forma, così diciamo, di riunione. E ovviamente non è che sia così facile, perché come sappiamo ci sono state le grosse scomuniche, a cominciare da quella, l'Animica Vis, del grande Leone XIII, e poi ce ne sono state tantissime altre. L'ultima è stata quella del 1984, quando all'edizione del Nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica Ratzinger aggiunse, perché non si menzionava nel Catechismo, Ratzinger, che era il capo della Congregazione della Fede, Wojtyla, allora sul Sole Pontificio, scrisse: il nostro rapporto nei confronti della massoneria non è mutato. Quindi vuol dire che questo in tempi recenti ancora c'era questo. Ovviamente ci sono delle simbologie, ci sono delle teorie, ma ci sono soprattutto gli ideali che cozzano l'uno contro l'altro, perché ovviamente un cattolico che dice: io credo in un solo Dio, e poi credo nella Chiesa, una santa cattolica apostolica, non si può trovare quanto chi crede al Gaudio, al grande architetto dell'universo, è un Dio per tutti, e ognuno se lo sceglie, che se Dio uno solo. E questo, però, stiamo entrando in un campo un po' molto cavilloso, che potrebbe sembrare anche un po' deleterio per la nostra discussione. In questo momento noi dobbiamo ricordare che Licio Gelli non deve essere dimenticato, perché ha fatto molto, anche visibilmente per l'Italia, perché non ci dimentichiamo che il passaggio che è stato fatto dalla Seconda Guerra Mondiale a oggi, che la democrazia, tutti i più grossi personaggi politici erano tutti passati a Villa Wanda, e chi è passato a Villa Wanda deve essere onorato di essere passato lì, non rinnegarlo, come hanno fatto alcuni ultimamente, purtroppo l'uomo è fatto così. Io ti sono amico affinché le cose vanno bene, poi quando le cose vanno male, vanno via quello che ti conosco. Non ci dimentichiamo di Giuda Iscariota, cosa hai visto con Gesù Cristo. Certo, quindi, certo.
Quindi per terminare posso aggiungere questo. Dice Gelli va studiato, ma soprattutto ricordato perché è stato un personaggio che ha fatto la storia. Lui quando scrisse il libro Fuoco era perché il fratello, quando andarono nel 1933 ambedue come volontari alla guerra di Spagna con De Ribera, il fratello è morto lì per un ideale. E quindi lui è molto ideale, tanto è vero che, come ha detto, ha voluto la spilletta fascista e l'ultima intervista, mi sembra, a Marco Cassetta, disse: io sono nato sotto il fascismo, ho vissuto da fascista e voglio morire da fascista. Ovviamente questo annulla tutte quelle notizie tendenziose che qualcuno aveva detto che lui all'epoca tra partigiani e repubblichini lui avesse tradito, ma in realtà lui stava facendo lì dei movimenti, diciamo, tra virgolette, di doppio gioco, quindi di informazione e cos'altro, e lì viene fuori il Gelli moderno che praticamente comincia a lavorare nel sottobosco a livello informatico, di informazioni e a livello anche di documentazioni, certo, di spionaggio, detto proprio in termini proprio chiari. Sì. Tanto è vero che lui, quando lui tornò dopo appunto il fratello morì, gli dissero, ma glielo chiamarono i comandanti, detto, ma su, tu indennizzo per tuo fratello, lo gradiresti, cosa vorresti? Ha detto, guardate, a me fatemi lavorare nei servizi segreti. Questa è storia, ragazzi. Ecco perché va capito, invece no, è passato alla storia come l'amico di Lucifero, parentesi, Lucifero era Andreotti, è passato alla storia come lui il quale ha fatto solo intrallazzi, ha fatto solo cose negative, ma chi ha avuto la fortuna come me di parlarci di Visu sa che era una persona squisita, simpaticissima, ma anche molto corta, perché il Signore ha voluto che lui fino all'ultimo istante della sua vita, qualche giorno prima, aveva una lucidità spettacolare. Non ci dimentichiamo la vetusta età, che aveva 96 anni, lui era nato, anche simbolicamente, come dicevano i latini, omen omen, noi aggiungiamo anche la data, lui era lì, il giorno della nascita di Roma. Quindi anche questo, diciamo, se uno vorrebbe leggere un po' la simbologia, ci sta, come si dice a Roma, però c'è un particolare di fondo, che lui era uno che seguiva attentamente tutte le vicende, sia storiche che passate, ma soprattutto del contingente, e viveva la storia attuale, e aveva creato delle cose a livello relativo non indifferente, e poi sfadare una volta per tutta sta famigerata P2, la P2, se significa propaganda 2, già esisteva dal 1887, è stato Lenin che ha detto, guarda, noi abbiamo una loggia che praticamente sta quasi ferma, gestisce la e diventò M2, venerabile, e quindi da lì creò un gruppo che poi praticamente c'era il gruppo visibile, quello come succede in tutte le attività esoteriche, quelli che fanno studi particolari, che poi si è scivolato anche nella politica. Chi ha studiato la storia lo sa, c'è sta e non c'è sta, perché ad esempio, scusate, ma il risorgimento italiano chi l'ha pilotato? E quindi allora i grossi cambiamenti, stravolgimenti sociali, culturali, economici, finanziari, sono sempre stati guidati da personalità di un certo spicco. Quindi onore a Licio Gelli che è riuscito a rientrare in questo, e innanzitutto che ha salvato l'Italia dall'invasione dell'ideologia comunista sovietica, bolscevica come si dice. Ed è questo il merito più grande che ha avuto quest'uomo. Sì, una grande potenza intellettuale e politica di conseguenza, grande moralità, e sono d'accordo con lei, Cavaliere, perché davvero ha tenuto le redini comunque di un'Italia che poteva andare allo sfacelo, al caos, e sotto un certo punto di vista è stata un pochino ripristinata un po' quella moralità che forse sarebbe potuta andare perduta. Ma qui abbiamo anche un SMS arrivato da sicuramente un nostro lettore, che ci seguirà da un po' di tempo, perché è da, diciamo, qualche ora che stiamo facendo le interviste. Vediamo che cosa ci scrive. Licio Gelli, burattinaio della nazione, questo non lo dite, è stato fascista o forse anche comunista, a tempo anche democristiano e massone, ma stampa al momento giusto, che cosa ne pensate? È vero tutto ciò? Ma per chi ha conosciuto la risposta come me, la risposta è molto semplice. Come dice, è stato fascista, sembra quasi che abbia avuto dei torti. Allora, un uomo, primo, che muore per un'idea,
è un grande uomo. Tanto è vero che voi sapete tutti quanti che nel giorno della civetta c'è Don Mariano, il capo mafia del paese, che dice che le categorie degli uomini sono cinque, a scendere, uomini, mezzi uomini, omiccioli, ruffiani e qua, quindi cinque. Il cavaliere Ottavio, che sono io, ha aggiunto sei a salire, il sesto è il superuomo, il settimo è un eroe e l'ottavo è un santo. Bene. Non dico che sia un eroe Geli, perché potremmo discutere un'altra volta, ma sicuramente è un superuomo. Qualcuno potrebbe dire nel bene e nel male, perfetto, ma mettiamo sulla bilancia, un giudice, qual è più il bene o più il male? Allora ovviamente per questa cultura postmoderna è il fatto di essere fascista è la cosa più negativa che esiste. Perché? Perché la gente non sa cos'è il fascismo, però chi si va a documentare, ma documentarsi veramente, e cominciano a capire cos'è il comunismo, chi combatte il comunismo diventa ipso facto un eroe, perché difende la parte buona. Qualcuno potrebbe dire, chi lo dice che la parte buona è la destra e non la sinistra? E io vi prego, non vi, quello che dico sempre quando c'è un'intervista, non vi fidate di quello che dice il cavaliere, mandatevi a documentare, ma seriamente, non leggere le prime due o tre pagine di un libro di 700-800 pagine e poi di che si parla. Ad esempio, io sul mio tavolo in questi giorni avevo un libro, Nel nome della P2, un libro di 800 pagine che sono tutte quante le informazioni che sono fotocopie dei documenti che sono del processo della P2, famoso all'epoca di Nansen, che fece la commissione anti-massoni, anti-P2, tutte queste cose qui. Per carità, ci sta tutto, ma quando il momento capita, come un uomo, come dice Geli, che adesso sta nel mondo della verità dove tutti dobbiamo andare, e allora è il caso di valutare, ma al fine della vita che si fa il bilancio, come nelle società, il bilancio si fa quanto si chiude l'anno, non si può dire strada facendo. Quindi io vi prego a tutti coloro i quali ci sentono, prima di parlare male di qualsiasi persona, nella fattispecie di Giorgelli, un'altra piccola parentesi che vorrei fare, avete sentito di quel prete di Arezzo? Hanno fatto entrare in Casa Monica in chiesa e Licio Gelli non hanno fatto entrare Welby. Bene, Welby non poteva entrare in chiesa perché è un suicida. Licio Gelli poi è stato, ha ricevuto le santissime benedizioni e le sedie, l'ha fatto in una cappella che è proprietà dell'Arciconfratello della Misericordia, come era dell'Arciconfratello della Misericordia ad Arezzo, dove lui ha avuto la camera ardente. Perché il prete della chiesa Santa Maria delle Grazie ha detto che la chiesa era piccolina, c'era il presepio, quindi non poteva fare i funerali. Quindi in questo momento si continua a vendere la parola di Dio come ai tempi di quando si parlava delle indulgenze, della cosiddetta simonia. Quando uno è morto, non è vero che può entrare in chiesa, per tutto deve essere cattolico, altrimenti diventa una pantomima. Poi deve aver ricevuto il sesto sacramento, come si dice, estrema unzione. Tu, se non hai ricevuto l'estrema unzione, lo hai per motivi vari, il viatico che si dice, no? Il viatico sarebbe la tanta comunione dell'Olio Santo prima di chiudere gli occhi. Non tutti riescono a farlo, allora in quel caso avviene il prete, ma deve essere un cattolico reale, conclamato, non come questi cattolici all'acqua tiepida di oggi che dicono, beh, ma tanto ha detto pure il Papa, misericordia, perdone tutto. Non è vero, perché esiste uno dei peccati contro lo Spirito Santo, che voi dovete sapere che i peccati contro lo Spirito Santo, Gesù Cristo disse, verranno perdonati i peccati contro il Padre, contro il Figlio, ma mai quelli contro lo Spirito Santo. Uno dei peccati contro lo Spirito Santo è la presunzione di salvarsi senza merito. Quindi se uno c'è meglio si salva, se non c'è meglio non si salva. Quindi è inutile che facciamo tutto, perché altrimenti la messa, le funzioni religiose diventano solo una scenografia più o meno simpatica, più o meno bella, più o meno sentita. Ed è questo, io ringrazio voi di avermi dato il permesso di parlare anche di questo, ma soprattutto ritornando alla figura centrale di cui parliamo oggi, Licio Gelli andrebbe rivisto meglio, non solo, anche il progetto della sua della riconquista democratica, il famoso progetto che fu attuato nella borsa alla figlia, e lì va studiato un attimino, perché è stato un precursore dei tempi, aveva capito che socialmente e politicamente l'Italia stava cambiando, ma a livello politico,
perché un uomo, come disse Gesù Cristo, i governi passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. Chi è cattolico ieri, oggi e domani, non è che oggi è meno cattolico, domani accetta tutto quanto. E Licio Gelli è rimasto fedele a questi principi, quindi un uomo che rimane fedele ai principi, attenzione, e si fa scivolare addosso le critiche, già è un superuomo. Ed è questo importante capire, perché è facile dire un burattinaio. Primis, cosa vuol dire burattinaio? Il secondo, se burattinaio vuol dire che tiene le file di chi? E chi è che si faceva tenere le file? In realtà era sì un faccendiere che ha creato la ricchezza. Non ci dimentichiamo che lui era anche amico di Bettino Craxi, che Bettino Craxi rifiutò la tessera della P2. E Bettino Craxi era un amico, perché qualcuno sa che io sono stato direttore GDR, ho avuto il piacere di conoscere anche a Bonanni e Bettino Craxi, e Bettino Craxi era amico di Gelli, ma in realtà facevano delle presentazioni. E quando ci fu anni addietro la famosa pubblicità, che uno stava bene, diceva ma come si vive bene qua in Italia? Ah, porca miseria, ma è un sogno, era ai tempi di Bettino Craxi, nel 1984, combinazione, il periodo più ricco che ha avuto l'Italia, dopo il famoso boom economico degli anni 60, si è vissuto negli anni 80, nei primi anni 80, ed è stato grazie a personaggi di questo calibro, politici e non politici, perché non ci dimentichiamo ragazzi, Licio Gelli non ha mai fatto politica, è un uomo nato fascista e siccome non si riconosceva in tutte le ideologie che giravano intorno al Parlamento e dentro, è rimasto fascista fino alla fine, ius quod morte, come dicevano gli antichi latini, ed è questo da apprezzare. È chiaro che chi non è fascista dice no, ma quello era un pazzo, un deficiente, non ha capito niente, ok, e tu cosa hai capito? Ecco perché quando una persona denigra un'altra bisogna avere la forza di dire, ok, allora dimmi tu, quando tu mi dici che il fascismo è il male, spiegami, qual è il bene? Il comunismo? Vogliamo parlare di cifre? Se parliamo di cifre vediamo che sono stati vittime più per il comunismo che non per il fascismo. Quando si parla di altre cose, le guerre di religione, tutte queste sono tutte cose che il grande Licio Gelli conosceva bene, perché chi ha avuto il piacere e l'onore di parlarci e di disquisirci assieme vedeva che la sua conoscenza era lontano da molto lontano da Villavante, perché Villavante stava su una collinetta vicino alla chiesa, di fronte alla chiesa Santa Maria delle Grazie. Lui spaziava con la mente, col telefono, ma soprattutto con la conoscenza. Lui partiva, andava in Sud America, vi racconto un piccolo esempio. Lui era andato lì in Argentina, non so dove il presidente, stava andando via. Andreotti gli disse, ma io con questo ce l'ho tornato perché gli devo parlare di alcune cose, solo che non lo conosco. Gli dice, gli sposa, aspetta un attimo qui. Passano una tenda, si riapre la tenda, il presidente apre il braccio e gli dice, carissimo Giulio, vieni di là che ti devo parlare. Quindi per dire, questa era la potenza visibile di Gelli. Ma è un male questo? Ma perché tutti lo volevano conoscere? Adesso che è morto era un disgraziato, era il burattinaio, era questo, era quello, era quell'altro. Ma poi domanda, com'è che tutti i processi contro di lui sono tutti decaduti? Allora, o era il proprietario del mondo, e a quel punto se era il proprietario del mondo neanche si faceva i processi, oppure c'erano delle cose che non quadravano. Ed è questo l'interessante, ma come disse un altro grandissimo personaggio prima di lui, sempre dello stesso partito, Benito Mussolini, come disse, la storia mi darà ragione. E io mi permetto di aggiungere questo, la storia dimostrerà se Gelli aveva ragione. Voglio mettere il dubbio, ma bisogna ricercare. Il mio motto è ricercare, investigare, studiare. Solo così si può capire, non per sentito dire. Perché c'è anche qualcuno che per non riconoscersi nel peccato che gli viene imputato dice no, Gesù Cristo non è mai esistito, era figlio della serva, era figlio del principe, no, non è questo. Così facendo fanno come lo struzzo, mettono la testa sotto la sabbia lasciando il corpo fuori alle intemperie e quindi il corpo gli si distrugge. Per un motivo molto semplice, che tu non puoi dire il peccato non esiste perché? Perché ti copri gli occhi. Cristo esiste, ci crede o non ci crede, esiste lo stesso. E bisogna sempre aggiungere questo, che Licio Gelli, anche facendo la scuola iniziatica, esoterica, massonica, il suo riferimento era sempre al Dio onnipotente cattolico. Questo è importante, perché massoneria è giusto che tutti sappiano che, secondo lo statuto di qualsiasi religione, il Cavaliere Ottavio dice che l'arte non sono religione, sono delle filosofie, perché la religione, come diceva Carlo Magno, è la Chiesa una, la religione è una e il capo è uno solo, è Dio uno solo, quindi non può essere diversamente. Però
nell'apertura di tolleranza massonica possono entrare qualsiasi filosofia. Io gli dicevo, io sono massone, sì, ma sono pure esclusivamente sono cattolico. Tant'è vero che lui, quando, se qualcuno di voi ha visto i manifesti, gli ha scritto NH Conte Licio Gelli. Ma quell'NH cosa vuol dire? Chi la può mettere? L'NH è la stessa NH che ho io, che vuol dire nobilomus, perché noi veniamo nobilitati il momento in cui riceviamo, attenzione, non l'iniziazione cavalleresca, ma la investitura, la sacrazione cavalleresca. E quindi lui aveva il diritto di mettere NH.